Ha detto sì. A domani. Sono le 10. Vabbè, arriverò. Basta, ora vado via. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Il protagonista del video è MSN, programma di messaggistica istantanea di Microsoft. Nella sua vita di programma ha cambiato tanti nomi fino ad arrivare a Windows Live Messenger. È un programma che ha fatto parte della vita di tante persone per tanti anni. Ad un certo punto, con l'avvento dei social network e degli smartphone, MSN ha avuto un declino, tanto che Microsoft nel 2012 ne ha annunciato l'abbandono, che poi si è concluso definitivamente nel 2014. Da qualche anno sul web c'è un progetto chiamato Escargot che ambisce a far funzionare di nuovo le vecchie versioni MSN Messenger e Windows Live Messenger. E ci stanno riuscendo. Io addirittura ho installato Windows Live Messenger 2009 su Windows 11 e funziona. E come si fa? L'installazione è semplicissima. Basta registrarsi sul sito di Escargot con una email e una password. Fatto questo, scaricare la versione di MSN che interessa. Io ho scaricato, come visto, Windows Live Messenger 2009. Attenzione a scaricare la versione patched. Una volta fatto questo, bisogna scaricare un'altra patch, che è questa che vedete, che si trova nel forum di Escargot. Per comodità vi lascio il link nella descrizione. Una volta scaricata la patch, estrarre l'installer dall'archivio, eseguire l'installer, quindi installare MSN. Una volta installato, non eseguire MSN, eseguire invece prima la patch, avviare MSN, inserire i dati con cui ci si è registrati su Escargot, fare il login e si è dentro MSN. Ora andiamo a vedere da vicino MSN e lo facciamo con Windows XP installato sul mitico Toshiba, in modo da immergerci come se stessimo usando MSN ai suoi tempi. Questa è la schermata principale di MSN. In alto qui a sinistra abbiamo l'immagine di profilo, che è possibile cambiare con quelle presenti nel programma. Ad esempio, mettiamo questa. Oppure è possibile utilizzare immagini nel computer. Qui abbiamo il nome che è possibile modificare. Questo invece è un messaggio che si vuole condividere con gli altri contatti. E a proposito di altri contatti, abbiamo al centro del programma, ecco, contatti preferiti oppure gruppi. Qui abbiamo Isabella. Isabella è uno dei contatti che ho creato per questo video. Notare come Isabella ha questo quadratino verde. Quel quadratino indica lo stato di Isabella. Qui infatti è possibile cambiare lo stato, disponibile, occupato, non al computer oppure invisibile. Diventando invisibili, gli altri contatti non possono vedere che siamo collegati su MSN. Questa è la finestra della chat. Qui si scrive ed è possibile anche utilizzare emoticon. Abbiamo poi le immagini di profilo ai lati e qui su questa barra abbiamo diverse cose che è possibile fare, come ad esempio inviare foto, file oppure fare una videochiamata, fino ad arrivare anche a giochi. Ebbene sì, con MSN era possibile giocare con l'altra persona. Cliccando qua, ad esempio, arriva l'invito all'altra persona, è arrivato qui l'invito ad Isabella, accettando, è partito il gioco. Ma questa finestra ha una funzionalità che va menzionata e chi ha usato MSN sicuramente ricorderà. Cliccando qua, vi vibrava la finestra, sentivate il suono, compariva un pop-up sullo schermo, insomma era un modo per attirare l'attenzione dell'altra persona.
persona. E Microsoft aveva capito dove si poteva arrivare facendo questo. Infatti aveva messo un blocco. Bisognava aspettare tra un trillo e un altro. Guardate qua. E per superare ciò c'erano dei programmini che sbloccavano, aggiungevano funzionalità ad MSN. Il più famoso di questi era MSN Plus, che addirittura ho qui installato e funziona. Con MSN Plus addirittura si poteva cambiare colore al proprio nome, ecco qua, oppure inviare suoni emoticon. MSN Plus tramite uno script permetteva anche di inviare trilli infiniti. Io ho provato ad eseguire questo script, però purtroppo al momento non funziona ancora, come spiegato su questa pagina. Però immaginate cosa poteva essere al tempo inviare e ricevere trilli infiniti. E a proposito di quel tempo, quali erano le abitudini? Quale ruolo si era ritagliato MSN? Il contesto di MSN, io direi comunque un periodo che va fino al 2010, era un periodo in cui internet sui telefoni non era ancora diffuso, gli smartphone erano agli albori, si usavano ancora molto gli SMS. Con MSN ci si sedeva davanti al computer e si iniziava a chattare, pure semplicemente mentre si faceva qualche altra cosa, come ascoltare musica, andare su internet, se aveva il programma aperto in background. Ma con MSN si potevano anche conoscere persone nuove, ad esempio un amico o un'amica vi dava qualche contatto e quindi si iniziava a parlare, poi ecco, magari organizzarsi per un appuntamento che poteva andare bene oppure male, come abbiamo visto nella intro. Ma poteva essere usato anche per restare in contatto con persone appena conosciute, ad esempio a una festa, a una pizza, si conosceva qualche persona e gli si chiedeva il contatto MSN, o addirittura lo si poteva usare anche per i giochi online. Era il periodo dei browser games, io giocavo a uno strategico e con MSN addirittura avevo relazioni diplomatiche con altri capi di altre alleanze oppure parlavo con i membri della mia alleanza. Conclusione: il lavoro fatto dal team di Escargot è un lavoro incredibile perché, oltre a permettere di usare di nuovo MSN, permette anche di spolverare ricordi personali oppure ricordi di cose che si facevano al suo tempo. Ci sono delle abitudini che al giorno d'oggi può essere non abbiamo più, come ad esempio sedersi davanti al computer e iniziare a chattare. Oggi abbiamo gli smartphone con WhatsApp, Telegram, oppure invece qualcosa che stava iniziando a nascere e che oggi invece è più comune, cioè incontrare persone conosciute tramite internet. A giorno d'oggi abbiamo diverse app per questo, tra cui Tinder e così via. Invece a quel tempo c'era più diffidenza, era una cosa abbastanza nuova. Oppure dal punto di vista del gaming, a giorno d'oggi abbiamo i server Discord dove giocatori si riuniscono per parlare di un gioco oppure organizzarsi, gestirsi per giocarci. Insomma, cambiano abitudini, cambiano tecnologie. E perciò raccontatemi di voi e di MSN. Se l'avete usato, che ricordi avete? Se vi manca e vi piacerebbe provarlo e usarlo di nuovo, scrivete, raccontate, fatemi sapere. Io vi saluto. Ciao! Non si trattano le persone così. Bloccata.